100 è sicuramente una squadra molto, molto attrezzata, è una squadra che gioca a un altissimo livello fisico e di intensità fisica, è una squadra che sa mettere sul campo tutto il suo potenziale atletico, è una squadra che gioca molto bene in attacco da un punto di vista del flusso di gioco, della capacità di macinare gioco appunto, e ha enorme presenza a rimbalzo offensivo, oltre ad essere pericolosa sia dentro l'area con le situazioni di post-up, sia per i lunghi che per gli esterni, che pericolosità fuori dall'arco, intesa come capacità di fare canestro da tre punti. È una squadra contro cui dovremmo essere bravi a giocare al nostro ritmo, dovremmo essere bravi a andare a pizzicare i due o tre, le due o tre situazioni che potrebbero darci più fastidio e togliergliele, e dobbiamo assolutamente, assolutamente riuscire a giocare una prova concreta a rimbalzo. Non penso che la partita di domenica sarà determinante da un punto di vista dell'arrivo e della classifica, perché il campionato è ancora troppo lungo. Quella da vincere per i punti in classifica era sicuramente quella di domenica scorsa contro Rimini. Questa è chiaramente una partita bellissima da giocare, bellissima da giocare in questa posizione di classifica, e parlo di entrambe le squadre, ma poi ci sono ancora troppe giornate e troppe possibilità di perdere o guadagnare punti perché quella di domani sia una partita decisiva per l'arrivo finale. Ma come ha detto Francesco Fratto in sede di presentazione alla Coppa Italia, per noi è veramente bello, perché anche in trasferta spesso e volentieri giochiamo in casa, questa volta chiaramente andiamo a giocare in un posto storico anche loro, con un pubblico che ci tiene molto, quindi sicuramente ci sarà una bella cornice di pubblico, nonostante il palazzetto onestamente non aiuti perché è molto molto grande. Da parte nostra è bellissimo sapere che così tante persone partiranno da Fabriano, affronteranno un lungo viaggio per una partita che si gioca sabato sera alle 21:15, insomma, noi, per noi come al solito sarà una spinta in più.